ritrovati nuovamente insieme a questo nuovo appuntamento di Fatti una torta. Siamo qua sempre con la nostra Monica a Pontedera, Dolci Capricci, la sua pasticceria, dove lei allieta tutti i pontederesi, non so se si dice così, però con le sue delizie. E noi non potevamo mancare e oggi faremo una cosa che piace tantissimo ai bambini. Sì. Cosa faremo? Le meringhe. Quindi andremo a fare il composto, lo andremo a cuocere e a colorare. Sì. Allora, diamo subito gli ingredienti per le meringhe, che sono 200 g di albumi, 200 g di zucchero, 200 g di zucchero a velo e poi ci sono i coloranti per fare tutti i nostri colori. Quindi gli ingredienti sono veramente pochi, c'è solamente il procedimento perché e gli albumi devono montare bene, sì. Allora, quindi iniziamo con l'albume, giusto? Allora, mettiamo l'albume nella nostra planetaria. Allora. Poi prendiamo una ciotola e mescoliamo lo zucchero e lo zucchero a velo. Benissimo, quindi questi due zuccheri, diciamo, sì, mettiamo insieme, tanto non litigano. No. E le andiamo a mescolare. Questo, allora, diciamo che le meringhe è una delle cose che io ho provato tante volte a fare, va bene, e poi quando esce dal forno mi si afflosciano, perché? Dipende molto dai forni, bisogna imparare bene la temperatura del proprio forno. Hanno bisogno di una temperatura molto molto bassa, si cuoce sotto i 100 gradi, addirittura a casa siamo intorno ai 80-90 gradi e ci vuole tanto tanto tempo, anche più di un'ora. Ecco perché 20, 30, 40 minuti sulle meringhe non basta. La cottura è veramente lenta e leggera. Sarà per quello che forse sembravano, sì, così belle in forno, poi le vai a togliere, devono proprio seccare e asciugarsi, perché è il dentro che deve cuocere, perché fuori la crosticina, diciamo, la fa abbastanza in maniera veloce, però poi è il cuore che deve cuocere, ci vuole tantissimo tantissimo tempo. Benissimo, allora così vi diamo già delle indicazioni per non sbagliare. Ho già pensato. Ora noi andiamo a montare. Sì, montano le uova, gli albumi, e inseriamo la metà dello zucchero. Benissimo. Quindi questa è una cosa da fare subito. La metà dello zucchero con gli albumi. Sì, e la metà dopo. La metà dopo. La metà a dopo. Quando, diciamo, sono perfettamente montate a neve, inseriremo l'altra metà degli zuccheri. Benissimo. Allora, questa è una delle ricette che fai nella tua pasticceria. Le utilizzo per le decorazioni delle torte, sì. Sì. Quindi poi vi faremo vedere che bellissimi lavori che vengono fuori con le meringhe, no? Perché. E poi sono buonissime anche da mangiarsi, sì, così. Sì. Allora, abbiamo inserito gli albumi, ricordo, 200 g di albumi, 200 g di zucchero e 200 g di zucchero a velo. Al momento abbiamo messo metà dello zucchero, sia velo che zucchero normale, e i nostri albumi. Allora, quanto devono montare? Questa è una cosa importante. Ci stanno un po', perché deve essere devono montare una neve molto molto ferma. Poi si farà vedere quando è finito, ma da 10 a 20 minuti in base al tipo di planetaria che uno ha, o anche il fustino quello elettrico di casa, insomma ci vuole un bel po'. Si farà vedere come deve essere bella densa. E quindi chi non ha la planetaria a casa si mette là col frullino e un po' di pazienza. Un po' di pazienza. Aspettiamo che le nostre meringhe montino. Allora, siamo arrivati praticamente alla fine del montaggio. Abbiamo montato le chiare, bellissimo, guardate che
Non mi è mai venuto a me, infatti, così. No, devono avere questa consistenza proprio. Ci vuole il suo tempo. Ci vuole tanto tempo, tanto sì. Tempo, sì. Tanta pazienza, ci si mette lì. Bellissimo. Allora, non bisogna aver fretta. Non bisogna aver fretta. La fretta, diceva mia nonna, una brutta consigliera. Sì, aveva ragione. Allora, adesso andiamo a inserire, se non erro, la parte rimanente dello zucchero. Quindi la metà l'abbiamo già messa e l'abbiamo fatta, l'abbiamo lavorata insieme agli albumi. E adesso andiamo a inserire l'altra metà. Andiamo a ricordare, da casa stiamo facendo le meringhe. Gli ingredienti sono 200 g di albumi, 200 g di zucchero, 200 g di zucchero a velo e poi infine i coloranti che andranno a colorare le nostre meringhe. Allora, in maniera molto delicata andiamo a inserire la metà dello zucchero che è rimasto. Allora, con queste meringhe quante cose si possono fare? Tante. Tante, si possono decorare le torte, si possono mangiare così, anche bianche, non serve anche nemmeno colorarle, si possono inzuppare nel cioccolato, metterci poi dei decori, degli zuccheri colorati per farli ancora più belli, più fantasiosi. Si possono utilizzare per le torte? Si possono utilizzare, sì, proprio per abbellire, adornare. Sì. Anche una semplice torta, diciamo che con la meringa gli dà allegria, soprattutto in queste torte per bambini. Soprattutto, sì. Allora noi ora... per una parte, perché... Coloriamo, facciamo diversi colori. Ora ecco, si fa un po' a caso, non è che c'è una misura precisa. Allora, queste le mettiamo un attimo da parte per i prossimi colori e andiamo a colorare con il giallo alimentare. Sì. Con il giallo, ecco, la quantità più o meno pochina, sì. Io consiglio sempre di mettere un po' alla volta. Considerate che il colorante anche in forno schiarisce, quindi se volete una meringa un po' più colorata, un po' più un colore più acceso, più accentuato, bisogna metterne un po' di più, sì, perché la cottura schiarisce il colore. Ecco qua che si vede. Quindi si mescola, sì. Giallo, limone, bello canarino acceso, che schiarirà quindi in forno. Quindi allora si va a amalgamare il tutto in modo che non ci siano più striature di bianco, giusto? Si possono anche lasciare, c'è chi gli piace fare anche il doppio colore, sì. Ecco qua. Dipende un po' dall'utilizzo. Allora, qua abbiamo la nostra sacca poche. Abbiamo la teglia, quindi si può mettere una teglia con della carta da forno, sì. E andiamo a formare le nostre meringhe. Allora, questa è una delle cose che ti vengono richieste soprattutto per le torte, mi dicevi, per i compleanni. Sì, c'è la moda in quest'ultimo periodo delle torte chiamate cream tart, dove appunto per la decorazione servono le meringhe. Uh-huh. Vengono decorate con un po' di frutta, con dei fiori in pasta di zucchero e vengono appunto utilizzate queste. Uh-huh. Ed sono molto molto richieste, molto. È una torta comunque americana? Una torta semplice, viene fatta con un sablé che è un tipo di pasta frolla. Si può fare però una pasta frolla morbida, sì, particolare, quindi viene già fatta la forma a numero, a lettera, in base a quello che può piacere di più a uno. Noi si fanno anche col millefoglie, col pan di Spagna, poi vengono decorati sopra con queste cose, vengono molto molto carine, appariscenti. Magari la prossima volta te ne faccio trovare una bella e pronta, così. Vai, così la facciamo vedere a casa. Bravissima. Andiamo a mettere sulla nostra carta forno le meringhe, che poi devono cuocere in forno. Sì. Allora, diamo un bel po' di tempi, circa un'oretta mi dicevi? Sì, anche più di un'ora. Anche più di un'ora le meringhe. Devono proprio asciugarsi dentro.
una temperatura molto molto bassa, quindi si va sotto i 100 gradi e bisogna avere pazienza. Io dico sempre, ogni tanto che si può, consigli per un forno, per forno di casa almeno 80, o da 80 a 90 gradi, sì, 85-90. Più di un'ora, io consiglio sempre, ogni tanto si può aprire lo sportellone, il portello del forno, perché così anche l'eccesso di umidità può fuoriuscire. E poi fare una prova, dopo un certo periodo, tipo dopo un'ora, prenderne una, aprirla e vedere se dentro, sì, perché deve proprio asciugarsi l'interno. Quindi fa presto subito la parte esterna, ma internamente farà ci vuole tantissimo. Sì, però internamente sì. Per cuocere ci vuole un bel po', ma anche più. Quindi sì, quindi non c'è un tempo preciso e corretto, ognuno deve fare la prova con il proprio forno. Però alla fine, insomma, sono molto decorative, simpatiche. Guardate qua come sono belle, allegre queste nostre meringhe. Adesso andiamo a colorare e infornare. Però noi ci siamo un pochino avvantaggiate. Sì, perché ci vuole tanto, sì. E quindi passo un attimo il vassoio ai nostri assistenti e andiamo a prendere il risultato finale delle meringhe. Eccole qua, bellissime tutte colorate. Le meringhe. Ci sono, facciamole vedere. Allora, questo è il risultato finale, però io andrei a far vedere a casa, perché poi voltandomi ho visto una cosa bellissima, una torta già da bambini, sì, già decorata. E questo praticamente sì, è una semplice torta al cioccolato, che ai bambini piace molto il cioccolato, per dargli questa allegria, che insomma il colore del cioccolato non è che metta tanta allegria nei bambini, gli dà un po' di vivacità e di colore. Quindi qui hai fatto una torta con sì, il cioccolato, sì. L'ho tutta spatolata. Una mousse al cioccolato tutta spatolata, e non ho fatto altro che poi ad attaccare queste, che poi si attaccano da sole, insomma, ad attaccare queste meringhe in sopra la torta. Quindi oggi io e Monica vi abbiamo fatto vedere come si fanno le meringhe, come si può decorare una torta con le meringhe. Si possono fare bianche, altrimenti tutti i colori si possono fare sì, come si vogliono. Quindi sono allegre, divertenti e sicuramente sono anche buone. Così a me non sono mai venute, però ora ci lavoro. Ci devi riprovare. Ci lavoro, la prossima volta ti farò sapere come mi sono venute. Benissimo. Quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e ringraziamo Monica per la sua ospitalità. Fatti una torta.